in alto i cuori rossoneri come i confetti, i chierichetti sono in preghiera, il prevosto capello è pronto a officiare, le scarpe e le cinture sono allacciate, Simone in procinto di tagliare la torta. Il matrimonio tra Roberto Baggio e Savicevic si può finalmente celebrare. Basta aspettare 6 minuti per vedere il frutto di un grande amore. I due sembrano avere sempre giocato assieme. 1, 2, 3, gol. Con tanti saluti a chi parla di incompatibilità. Certo, qualcuno vorrà vederli all'opera quando gli avversari saranno altri, quando ci saranno le scadenze vere, quando le cambiali del centrocampo dovranno essere pagate. Per adesso, comunque, il matrimonio è un idillio. Il Piacenza è frastornato dalla partenza lampo del Milan e tuttavia, grazie alla verve di Di Francesco, alla buona corsa di cui è dotato, tenta di limitare i danni proponendosi in avanti. Ma quando Panucci vola in cielo, lassù, per catturare la palla del 2-0 sulla pennellata di Raffaello Baggio, la squadra di Cagni capisce che non è giornata. Le mancano parecchi titolari, è vero, ma soprattutto il Milan è di un altro pianeta. E Georges Weah? Beh, per il liberiano è la giornata della bontà, cerca di far segnare i compagni, in particolare Maldini. I difensori, si sa, segnano di rado e per vincere il pallone d'oro occorre fare i gol. Capello, per liberare il terzino dalla tenaglia dei piacentini, sposta Eranio sulla fascia sinistra. Savicevic vorrebbe un pallone solo per sé e addirittura pretende di usare il destro, mentre sull'altro fronte Piovani cerca di far scaldare Rossi. Capello non ama gli scherzi di questi tempi, perché ogni errore, ogni sospiro potrebbe essere usato contro di lui. Ancora immagini del felice idillio fra i fantasisti rossoneri e poi qualche numero di UEA, in attesa della cucuma del tè di metà tempo. Nella ripresa la parola d'ordine è tutti per uno, Maldini, e uno per tutti, Savicevic. Il montenegrino vuol far dimenticare la serataccia di Coppa. Intanto, tra gli emiliani, entra Caccia, che mostra questo numero alla platea di San Siro. Taibi non abbocca alla punizione di Roberto Baggio ed Albertini tenta la strada della gloria trovando avversari sulla sua traiettoria. Poi il sogno si avvera, come nelle favole, sul calcio d'angolo di Savicevic, una vera caramella al miele dà a Maldini la soddisfazione del gol. E tutti vissero felici e contenti. Capello non teme un'inflazione di palloni d'oro. Io ritengo che noi abbiamo 3 giocatori straordinari, proprio candidati al pallone d'oro o almeno arrivare fra i primi 5, Maldini, Weah e Baresi. Maldini quest'oggi ha fornito una prestazione straordinaria per classe e potenza. Ma intanto sono molto contento per quello che do alla mia squadra, per quello che do ai tifosi, poi se dovesse arrivare qualcosa di più bene, se no sto bene ugualmente. È vero che a un certo punto Capello, l'ha detto lui, non rivelo niente di particolare, ha spostato un po' Eranio dalle sue parti per cercare di consentirle qualche sganciamento in più. Non credo. A meno se l'ha fatto non, io non sapevo niente. Da Maldini a Baggio, il matrimonio con Savicevic. Oggi abbiamo così dimostrato che possiamo giocare insieme e che la squadra in fin dei conti non ha tutti quei problemi che si diceva. Cagni. Una cosa che non ho accettato molto, se è stata così, visto che secondo me avevamo la possibilità di far soffrire un po' di più. Da Milano per la Domenica Sportiva, Franco Zuccarelli.